Eccoci qua, buongiorno a tutti per un altro video dalle Terre Alte. Siamo in montagna e la novità è 290 milioni di euro, ripeto, 290 milioni di euro di finanziamenti per portare le autostrade digitali in montagna. Finanziamenti e sistema degli appalti che dovrebbero essere tutti puliti e privi di corruzione. Va bene, quindi 290 milioni di euro per portare l'alta velocità in montagna e le comunicazioni, quindi la linea internet, quindi con tutti gli scavi per le strade, per portare le fibre ottiche e quant'altro, per arrivare all'alta velocità in montagna. Sì, questo è perfetto, perfetto, ma vediamo. Il Berta Geologo, l'idea di Berta Geologo. Non ci vanno le autostrade digitali, basta un po' di intelligenza. E come arriva qui nella mia ufficio delle Terre Alte l'alta velocità con internet? Semplicemente con un sistema di Railway, ripetitore Rai. Emette un segnale con una determinata lunghezza d'onda. In casa tua ti metti una parabolina e che ti trasforma questo segnale e con una grande lunghezza d'onda, e quindi un segnale che non è dannoso per l'organismo umano perché entra in interferenza con i sistemi cellulari. Questa antennina trasforma questo segnale e ti arriva internet di casa ad alta velocità e quindi senza spendere 290 milioni di euro in appalti pubblici per portare l'alta velocità in montagna. Ma vediamolo, vediamo, perché io ve lo faccio vedere qui, perché ecco qui. Questa qui è la mia antennina di casa, già con la bandiera dell'Unione Europea pronta, che mi prende il segnale da quel ripetitore lassù in cima di Railway. Ecco che trasforma il mio segnale. Quindi vogliamo andare a portare a far sì che cosa devo dire? Non lo so neanche io. Terre alte sono terre marginali, ma possono diventare importanti per lo sviluppo. Certo. Per lo sviluppo, e quindi secondo me io ribadisco, mettiamo questi sistemi qua, costo nullo perché i ripetitori Railway ci sono già, prendiamo questa antennina, ne mettiamo un'antennina a solo a livello comunale. Poi certo, se si volesse fare un sistema wifi che collega tutti gli edifici comunali gratis, per il rilancio della montagna potrebbe essere una grande idea. Ma non potrà andare così, perché ci devono essere i grandi monopolisti, Telecom, Wind, Le Poste, che devono guadagnarci, quindi obbligheranno ogni utente o a collegarsi alla rete di fibre ottiche che saranno portate dalla città in montagna, con spese enormi, oppure per obbligare chiunque di ogni casa a dotarsi di questo sistema, di questa antenna, e quindi pagare un canone mensile che per me si aggira bimensile di 2 mesi, che si aggira intorno ai 70 euro per avere l'alta velocità in montagna. Quindi vediamo un po' che cosa dire ancora. In montagna, defiscalizzazione. Perché la defiscalizzazione in montagna? Perché il chilo di pane in montagna, la merce portata su in montagna, costa di più, perché bisogna andare a portare giù e poi portarla su. E quindi bisognerebbe defiscalizzarla, la montagna, se la vogliamo rilanciare. Un primo punto. Sono tantissimi i comuni piccoli delle montagne con meno di 5.000 abitanti. Cosa facciamo? Li chiudiamo? E allora, se chiudiamo i comuni, chiudiamo anche i rubinetti dell'acqua, perché l'acqua che arriva nelle grandi città arriva dalla montagna. E chiudiamo anche gli interruttori della corrente, perché la corrente elettrica, l'idroelettrico, il più grande idroelettrico, ce l'abbiamo qua nelle Terre Alte. Abbiamo un sacco di sistemi idroelettrici che forniscono energia alle città. Quindi
le vogliamo chiudere queste montagne, però chiudiamo anche tutte le foriture. È come dire il petrolio in Africa, la stessa cosa. Agli africani, avete mai visto che le grandi multinazionali lasciano qualcosa per il petrolio estratto? No. La stessa cosa è la nostra piccola Africa. La montagna è l'Africa italiana e quindi viene depredato tutto, e depredato tutto, non ho lasciato niente. E speriamo un po' che ci sia un ritorno alla montagna. Ma perché io sono venuto qua in montagna? Io che ho abitato 2 anni in Valle d'Aosta, e tutta la mia adolescenza a Savona, 5 anni a Genova, 5 anni a Roma. E cosa ho visto? Per esempio, quando abitavo a Roma, ma minimo 120, quando lavoravo, minimo un centinaio di chilometri al giorno in macchina li facevo per commissioni, raccordo anulare e tutto, traffico, stress, che ti suonano, torni a casa, mezz'ora per trovare il parcheggio, non c'è niente. E quindi adesso la montagna con l'autostrada digitale ti potrai venire a lavorare in un grande paradiso. Lavorare qui senza stress, senza lo stress della città. Inutile spostare gli operai in ufficio. Lasciamoli a casa e facciamoli lavorare a casa con queste autostrade digitali. E questa è l'idea che potrà veramente rilanciare la montagna. Aria pulita, poco traffico. Io sono sulla circonvallazione. Passa una macchina ogni nell'ora di punta. Praticamente non passano macchine. E parcheggio, io parcheggio tranquillamente qua fuori di casa. Ma concludiamo dicendo che ci sono stati 3 periodi storici importanti. Il primo periodo storico, prima degli anni 80, il PIL era in forte crescita, e però anche le richieste per il benessere erano poche. E allora in questo periodo gli italiani stavano bene, riuscivano a mettere i soldi da parte. Si è passato poi dopo gli anni 80, negli anni 80, hanno cominciato ad aumentare i costi. I costi e anche il benessere ha cominciato ad aumentare, e soprattutto ha cominciato ad aumentare l'indebitamento. Ricordiamoci che in quegli anni si andava in pensione con 15 anni di lavoro, cioè veramente, veramente ridicolo. Uno a 35 anni poteva andare in pensione, e ancora adesso gli paghiamo la pensione a questa gente qua che è andata in pensione a 35 anni. Adesso siamo in una terza fase. E il PIL non aumenta più. E non possiamo più andare a indebitarci, non c'è più possibilità di andare a indebitarci. E allora conta quello che produci. E questa è la cosa importante, conta quello che produci. E quindi bisogna aumentare questa efficienza del sistema produttivo, e l'efficienza del sistema produttivo si potrà ottenere anche attraverso questa banda larga, perché dalla montagna tu potrai accedere a tutti i servizi invece di andare in posta a farli nelle banche, potrai fare tutto dalla montagna con internet. E basta, il sistema deve cambiare, perché nei governi passati cosa diceva il governo, cosa si diceva? In tutti i livelli amministrativi, tu mi dai soldi e io non ti dico cosa faccio. Si andava avanti così, si davano i soldi e non si dava nessuna rendicontazione di questi soldi che andavano avanti. Adesso noi vogliamo sapere dove vanno a finire i nostri soldi, noi vogliamo sapere, non si può più andare avanti così. E infatti noi, ognuno di noi riesce a vedere quello che riesce a vedere, perché mi piace fare questo esempio: più sali in alto e più vedi lontano. Se riesci a diventare amministratore del comune, riuscirai a vedere fino a una certa altezza. Se sali al governo, riuscirai a vedere sempre di più.
quindi da determinate posizioni riuscirei a vedere determinate cose che la gente comune, il comune popolino non riesce a vedere. Bisogna quindi puntare su una riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza. Questa è la chiave, sarà la chiave del futuro. Oggi lo Stato non è più in grado di risolvere i nostri problemi e l'economia dovrà essere organizzata attorno a un sistema privato. Così dovrà andare avanti. Un sistema privato. Basta. Tutti questi sistemi pubblici costosi e senza rendicontazione dovrebbero essere piano piano abbandonati. Sarà impossibile. Saluti comunque qui dalle Terre Alte.